ha come base la manipolazione esperta della colonna vertebrale a fini curativi. È uno dei metodi di cura naturale più diffuso al mondo, che si concentra sul trattare le cause che provocano i problemi fisici più che trattare i sintomi. Ne parliamo con il dottor Andrea Clementoni, chiropratico a Bergamo e Novara. Cos'è la chiropratica e in cosa consiste una visita, dottor Clementoni? In modo sintetico si può dire che la chiropratica si fonda sul principio che molti problemi di salute derivano da alterazioni della colonna vertebrale che si ripercuotono sul sistema nervoso. A lungo andare le più comuni attività quotidiane come guidare, stare seduti al computer, sollevare pesi, dormire male, i chili di troppo possono causare la perdita della normale mobilità delle ossa della colonna vertebrale. E questo fa sì che i nervi che fuoriescono dalla colonna vengano sottoposti a tensioni che sono causa di disfunzioni dell'organismo. Queste disfunzioni, che spesso sono asintomatiche, se non vengono corrette portano a problemi di salute e la situazione si complica se ci sono stati traumi o incidenti. Per questo l'appropriato allineamento della colonna vertebrale e una postura corretta sono essenziali per il nostro benessere e il chiropratico è clinicamente esperto nell'individuazione e correzione delle disfunzioni della colonna vertebrale. Per quanto riguarda il trattamento, premesso che la chiropratica non fa mai uso di farmaci, viene sempre fatta una valutazione clinica accurata che comprende anche analisi di eventuali radiografie e individuate le eventuali disfunzioni, il trattamento consiste nella specifica correzione delle vertebre che presentano funzionalità alterate. Il trattamento manipolativo è sempre preciso e gentile e spesso vengono utilizzate tecniche non manipolative che non presentano il tipico schiocco articolare. Qualunque tecnica venga utilizzata, il paziente non dovrebbe mai sentire dolore durante il trattamento. Per quali sintomatologie può essere utile, per quali patologie può essere efficace la chiropratica? La ricerca scientifica ha già confermato la validità della chiropratica sia nella prevenzione che nel trattamento di vari problemi legati alla postura e alla colonna vertebrale, quali le lombalgie, anche in presenza di ernia del disco, oppure le cervicalgie legate o meno a colpi di frusta. Ricerche più recenti mostrano che può aiutare anche in caso di cefalee, mal di testa, vertigini, ipertensione, problemi del ciclo mestruale, asma e ansia. Nei bambini le ricerche sono concentrate su torcicollo infantile, otiti croniche e coliche gassose. Tutto questo è spiegato dalla stretta relazione esistente tra colonna vertebrale, sistema nervoso e organi. Da noi i veri chiropratici, vale a dire i laureati in chiropratica nelle università estere, non sono più di 300 e di questi solo 60 sono italiani. Eppure si stima che nel nostro paese siano 4.000-5.000 coloro che praticano la chiropratica. Questo significa che spesso persone non qualificate o incompetenti si improvvisano o si definiscono chiropratici mettendo in repentaglio la salute delle persone. Dopo molti anni finalmente i chiropratici sono riconosciuti anche nel nostro paese. Vogliamo spiegare perché, dottor Clementoni, qual è la novità? La manipolazione vertebrale è estremamente sicura, ma se effettuata da persone non qualificate può presentare rischi e per questo da anni in molti paesi solo il chiropratico laureato iscritto ad apposito albo può effettuare trattamenti sulla colonna. Ora tutto sta per cambiare anche in Italia. Pochi giorni fa il Parlamento ha approvato una norma di legge che prevede l'istituzione presso il Ministero della Salute del registro dei dottori in chiropratica. L'iscrizione al registro dei chiropratici sarà ora consentita soltanto ai laureati in chiropratica che attualmente, non esistendo ancora una facoltà universitaria di chiropratica in Italia, sono quelli laureati all'estero in università accreditate. In attesa che la legge che istituisce il registro dei dottori in chiropratica trovi piena attuazione, come si fa a trovare il chiropratico con adeguata preparazione professionale? Si può contattare l'AIC, l'Associazione Italiana Chiropratici, che dal 74 è l'unica organizzazione in Italia che ammette al suo interno solo laureati in università accreditate dagli organismi internazionali. Per avere il nominativo del chiropratico più vicino si può chiamare il numero verde 800 01 7806 oppure consultare il sito www.chiropratica.it. Grazie al dottor Andrea Clementoni, buon viaggio da Maria Laura Veneziano.